Lazzaro è stato abbandonato alla fine del 2022. Ma la triste storia di questo gatto dal pelo arancione e bianco non si ferma solo a questo. Quando è stato trovato, aveva un biglietto con un foglio scritto a mano attaccato sulla schiena. Nel messaggio straziante si leggeva: «Soffro di epilessia, devo sempre prendere ogni giorno una pillola, fenobarbital da 40 o 100 mg». La scrittura e le parole usate nel biglietto hanno fatto capire che chi l'ha lasciato era un bambino, che probabilmente non poteva continuare a prendersi cura del gatto. Un'impressione rafforzata anche da un altro aspetto. Chi lo ha trovato ha notato anche che dal suo collo pendeva un borsellino con 70 centesimi locali, con un altro biglietto dove c'era scritto «Per i tuoi biscotti». A trovarlo è stato Gian Piero Neira, fondatore dell'albergue Paraíso Gatuno, situato nella città di Ica, in Perù, e da allora lo tiene nel suo rifugio. Ancora oggi mi prendo cura di lui, non gli mancano mai medicine, cibo, amore e affetto. È un essere che vuole vivere e combatte quotidianamente contro questa malattia che lo rende molto speciale per me. Nonostante le tante difficoltà, Lazzaro vive la sua vita spensierata in compagnia di altri gatti e ha il sostegno costante di Neira, che continua a cercargli una famiglia adottiva. Gian però non si è dimenticato di quel bambino che con sofferenza si è dovuto separare dal suo gatto e gli ha voluto mandare un messaggio. «Voglio che tu sappia che il tuo gattino è in buone mani e che mi occuperò sempre di lui». Grazie da Animals Power.